No, è che sono abituata a casa mia che mi guarda sempre. Chi te guarda? No, mi guarda sempre in giro. Perché c'è. Io poi c'ho tipo paura dei mostri, dei fantasmi. Allora, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui, come potete vedere, con un ospite specialissimo, ovvero la mia amica Ilaria. E ovviamente la conoscerete sicuramente tutti, anche se io vi lascio il link del suo canale qui sotto e vi lascio soprattutto il link al video che faremo subito dopo di questo, ovvero una challenge insieme. Quindi, se volete vedere me in situazioni imbarazzanti, andate a cliccare qui sotto, ovviamente. E oggi abbiamo deciso di fare un Get Ready With Us, Sì. tipo quelli che fanno i tutorials, perché ci piace molto. Bellissimo. Top, ovviamente non saranno della stessa qualità, naturalmente, cioè, tipo perché non siamo lei, secondo me non abbiamo anche i suoi mezzi, però insomma tenteremo di truccarci come meglio possiamo, di farvi vedere un po' vari step. Nel frattempo chiacchieriamo, per cui prendetevi una camomilla o un tè, patatine, popcorn, quello che vi pare, mettetevi comodo che dura un sacco questo video Esatto. e possiamo subito iniziare, direi. Sì. Io inizio con le sopracciglia, perché tanto faccio il trucco che faccio di solito praticamente, quindi è una cosa molto, anche io faccio il molto trucco che faccio di soft. solito, però devo iniziare per forza con la crema pre-trucco perché sono fissata. No, io ad esempio non la metto mai, cioè giusto quando mi ricordo, molto raramente, però io la metto sempre, oh, sono fissatissima con la crema. Allora io vado, vai vai. sopracciglia. Mi sono truccata con un'altra persona. Ma io sì, io l'ho fatto con Giulia. L'ho visto quello, quindi. Vabbè, top. Che poi non riuscivamo. Tipo adesso, vabbè, tu l'hai messa, l'hai posizionata, sta carina, non riuscivamo a metterla. Infatti alla fine io non sono venuta più o meno. Beh, perché però Giulia c'ha i pezzi di praticamente di link tutorials tra un po', cioè molto professionale. Sì, lei sì. Io da lei. Cioè, Beata è molto. Cioè, ci Sì, tiene ci tiene, tantissimo. No, esatto, no, lei ci tiene un infatti. sacco, sì. Vabbè, fa bene. Sì, però io ad esempio prendo e registro, No, non mi io pure faccio prendo e problemi. registro. Poi, insomma, mi piacerebbe, però non c'è neanche tanta voglia di stargli a sistemare. E quando sta il pennello? Scusami. Me l'hanno imparato, ecco. Dovevo andare a farne. Avevo prenotato una settimana, tutta felice, eccetera, perché ho delle unghie in condizioni. Cioè, non è che stanno in condizioni pessime, però siccome le ho fatte tipo 2 mesi fa, capisci che è ora di rifarle, no? Certo. Il problema è che quando poi, cioè, ieri mattina io sono venuta a sapere del fatto che c'era lo sciopero dei mezzi a Roma per Sì. 4 ore, tipo dalle 8:30 alle 12:30, soltanto che io avevo l'appuntamento alle 10. E quindi ho dovuto disdire. Per forza, perché è pure dispiaciuto perché mi dà fastidio, cioè io non disdico mai appuntamenti perché sono una persona precisa, eccetera, quindi è stato veramente un colpo all'anima fare una cosa simile, veramente. Considerate che stamattina a lei l'ho tempestata di messaggi, poveraccia, perché facevo, dove sei? Dove sei? Perché ho il terrore, avevo il terrore che lei arrivasse, siccome ovviamente non conosce bene la zona, avevo paura che lei arrivasse lì e stesse tipo mezz'ora a aspettarmi, anche se, cioè io abito a 10 minuti dalla metro, per cui massimo aspettare 5 minuti, però io devo stare lì almeno 10 minuti prima, se no non sto tranquilla. Sulla puntualità sì, però per il resto no. Sono precisa su quello che mi pare, come dice mia madre. No, ma anch'io, cioè io per esempio tu, cioè la mia stanza, loro lo sanno perché l'ho detto un sacco di volte, la mia stanza esternamente, cioè tu puoi confermare che se, cioè, ogni cosa è messa al suo posto, no? Sì. Cioè guarda questi, ci sono dei portapenne sulla mia scrivania che stanno messi in fila come soldatini, proprio perfetti, però poi se tu apri quell'armadio lì è una bomba, cioè proprio ti esce la roba in faccia, perché dentro l'armadio non me ne può fregare di meno, capito? Dici tanto non li vedo Sì, io in apparenza devo essere perfetta, poi il resto chi se ne... Ovviamente, come fanno le americane, se non so se hai notato che mettono il fondente un pochino più scuro, poi ci mettono sopra il correttore che è più chiaro, quindi Sì. fanno l'highlighting e tutte le cose loro. Sì, tipo Linky mette un correttore, cioè mette un fondotinta, a parte pesantissimo, però lo mette un Quello leggermente più estetico. scuro. Sì, che poi è fantastico, io non so perché, non so se anche a voi succede, quando guardi video di Linky, che vabbè, tipo Dio Mamma per me, mia, mamma mia.
oltre perché essere brava mi dà, quando la guardo che si mette il fondotinta, mi dà sensazione, non lo so, di goduria. Quando, cioè il viso diventa perfetto. Sono pelle rossa, no? Sì, infatti, è perché è chiarissima, cioè non ti dico che è albina, ma quasi praticamente. Sì, però è, cioè, è proprio la soddisfazione quando si mette il fondotinta, oppure anche quando si fa, si mette il rossetto, no? Mamma mia che bellezza, perché lei mette sempre tinte labbra praticamente, penso non averle mai visto mettere un rossetto. Sì, sì. E una volta messo è perfetta, tipo, oh, mio Dio. Proprio troppo quando mettono tutte le luci, lo sfondo. Sì, ma lei ha tipo, io veramente penso, come fa a non sudare con tutte le luci? Cioè, c'è una, tipo, ho visto su Snapchat tipo due, sì, sì, due con la ring light davanti, cioè, mamma mia. Sì, ne mettono sempre tre. Mm-mm. Ecco, onestamente abbia tantissime occhiaie. Mm-hmm. Però comunque, un minimo. Preferisci coprire altro? Sì, vabbè, io come hai visto ho la pelle... Oddio, in questo periodo tra l'altro sta anche abbastanza bene, devo essere onesta. Infatti. Però ci sono stati periodi in cui avevo l'acne veramente... Sì, un problema. Che poi, come sempre, per ogni cosa, finché gli altri non te lo fanno notare, tu non ci pensi, no? Certo. È arrivato un idiota, il momento che avevo l'acne, e da lì è iniziato il complesso, che dura ovviamente fino a oggi. Ci durerà per sempre. Dicevo picchio. Dicevo terribile. Però... Prima, il problema nei primi anni del liceo sono i ragazzi, che sono non cattivi, però più antipatici, più diciamo dispettosi, ecco. Ma quando vai avanti ti rendi conto che il problema non so per niente i maschi, sono le ragazze. Perché io sono sempre stata dell'idea, e sarò per sempre dell'idea, che mentre i ragazzi possono essere antipatici, dispettosi, quello che vuoi, ma le ragazze sono subdole ed è peggio, secondo me. Cioè, noi ragazzi, se vogliamo, abbiamo un grado di cattiveria, secondo me, pazzesco. Cioè, io stessa mi rendo conto che, comunque, noi ragazzi, tra di noi, se prendiamo tanto in giro i ragazzi, loro sono cattivi, eccetera, ma noi, secondo me, picchiamo più forte. Sì. Io sto stando in classe con 30 femmine, me ne accorgo. No, vabbè, ma le femmine sono tremende. Poi, ovviamente, ci sono ragazze e ragazze, per carità di Dio, non è che faccio di un telefono facile, però... Ragazze sono molto molto più subdole, sono più, sono molto onesta su questo, sono una persona leale, ho pochi, diciamo, pochi pregi, ma questo è uno di quelli, veramente, cioè io non sono una che, te lo dico subito se mi stai simpatica o meno, anche perché non ci vedo il motivo di, non so, di fingere che mi stai simpatica se non mi stai, ho capito. Mi piace, dobbiamo frequentare per forza perché stiamo in classe insieme, chi l'ha detto? Quello è poco ma sicuro. Ah, poi le ragazze fanno i gruppi. Cioè, mamma mia. È vero, mamma mia, no, ti giuro. Da che punto sei arrivata? Cioè, tu sei molto più avanti di me, io sono lenta. Ma perché tu c'hai già una pelle perfetta, quindi lei ha fatto quel fondotinta tutto e ha finito, io me ne sto ancora, mamma mia. Carissimo amico. I veri maschi finché maturano sono più stupidi. Ti fanno più rabbia. Sì, perché altro perché i maschi non hanno filtri. Cioè io per esempio avevo un amico, no, maschio, che anche se comunque eravamo amici, quindi non era una persona che mi voleva male, se aveva una cosa fuori posto, cioè te lo diceva proprio così, tipo ma questi capelli che è sto schifo oggi? E uno ci rimaneva un attimo, perché una femmina ti avrebbe detto no ma stai benissimo, capito? Per cui un attimo ti faceva impressione, magari uno, cioè se non conosci la persona non si può offendere, però cioè non lo fanno per cattiveria, secondo me, è proprio che non hanno, no, prendo un filtro tra quello che pensano e quello che dicono, cioè prendono automaticamente quello che pensano te dicono, proprio non curandosi dei sentimenti altrui. Ma adesso c'è già l'eyeliner, ma che è? Beh, la faccio più piano. Brava, fai piano. Perché il mio, solo l'eyeliner penso occuperà 5 minuti di memoria della macchinetta, perché... Mi dispiace. Ah, che finisci. Sì. Cioè, le amiche più strette... Vabbè, tanto quelle andiamo le insieme a fare. Facciamo un'altra scuola, facciamo insieme. Però mi dispiace proprio finire l'ambiente scolastico. Lo so. E insomma, lei stava dicendo che le dispiace, insomma, lasciare il liceo, invece io...
le stavo dicendo quanto io sia stata contenta di averlo lasciato. Infatti, che io veramente in ambito scolastico odio troppo le persone tipo i lecchini, no? Mm-hmm. Io non lo sono per niente, non lo sono mai stata. Però e non ci riuscivo proprio a farlo, perché cioè io penso sempre che ci debba essere comunque una sorta di barriera tra professore, certo, e alunno, cioè non è che si può uscire insieme a prendere un caffè, perlomeno no, fino agli anni di studio, no? E invece c'erano certi elementi che si comportavano proprio come se fossero, capisci, amici, e sta cosa mi disturbava, anche perché poi è cioè ovviamente si ripercuote sull'ambito scolastico, perché i professori sono comunque umani, quindi hanno le loro simpatie. Il problema non è tanto, secondo me, la simpatia di per sé, perché ci sta, è giusta, ma il problema è quando si ripercuote comunque sui voti. Sì, ma diciamo, ti ripeto, secondo me la preferenza ci sta, sono persone umane, cioè è chiaro, esattamente come tu prediligi i tuoi compagni di classe, loro cioè ovviamente l'alunno che va bene, è chiaro che gli sta più simpatico di uno che non studia. Certo. Però non per questo tu gli puoi far pesare la tua non simpatia tramite i voti. Fatto un trucco semidecente. Molto molto semplice. Perfetta, beh. Mo mettere eyeliner è il problema. L'eyeliner è uno stress. Mamma mia, ti giuro, perché poi l'eyeliner è la cosa che può rovinare o dare un tocco in più al tuo trucco. Cioè, perché se puta caso ti trema la mano, hai finito. Cioè, puoi pure andare in bagno e struccarti completamente. Destrutturarti la faccia, perché cioè a me ad esempio capita che una mi viene perfetta come l'ho pensata, come l'ho voluta, l'altra no, quindi poi che fai? Non modifichi l'altra? Sì, che poi magari capita che c'hai soltanto un pezzettino che non ti piace, dici vabbè adesso che ci vuole lo correggo, e poi boom, la allarghi sempre di più fino a quando non ti arriva praticamente all'attaccatura dei capelli. Cosa? Ecco, quello che ho appena fatto io. Cos'è? Adesso sai quanto lo devo fare alta? Che cazzo, se no sai perché? Perché io non sono abituata a tenere con una mano. Generalmente io sto con la mano tranquilla, e quindi questa mi trema e quindi faccio così, capito? Non so se c'è anche a te, che tipo tutte le tue amiche vogliono essere truccate da te. Sì, mamma mia. Che da una parte è una cosa che comunque ti dà, cioè, soddisfazione. Sì, sì, no, a me piace anche. No, anche a me però mi mette angoscia. Che comunque ho paura che magari le persone si aspettano troppo da me, capito? Brava. Anche perché comunque, io non sono una truccatrice professionista, per cui non ho un attestato che dice che sono brava. Io sono brava su, cioè brava. Me la cavo su di me perché mi conosco, cioè conosco come è fatto il mio occhio. Io per esempio, ovviamente, non avendo studiato, cioè se un'altra con un occhio diverso dal mio mi si presenta, io comunque le farò i trucchi che faccio a me, per cui Ilaria! Che fatto? Qual è il problema? Guarda! Vabbè, capita. No, non capita! Capita a me! No, adesso la devo alzare ancora di più. Che balle, no! Una cosa peggiore. Sì. Ma ti chiedo un favore, ma appena poi mi puoi tenere questo così? Da chi ti piacerebbe essere truccata? Da una, no, dimmi una youtuber italiana e poi una straniera. Ci penso. Mamma mia. Non me lo puoi tenere. Grazie. Dimmi come. Ecco. Ok. Allora, italiana. Penso mia. Ma sai perché? C'è una ragione. Dici tra. Perché di solito io mi trucco sempre poco. Cioè poco, vabbè, faccio sempre le stesse cose. Invece vorresti un trucco Invece vorrei un trucco un po' più strong. Quindi mi fiderei solo di lei su questo campo. Straniera? Vabbè, sì, siamo sempre su Nicki. Più o meno. Sì, o l'altra, adesso non mi ricordo perché io non so brava con i nomi. Mi sa, dimmi com'è fatta. La segui anche tu, che prima mi sa che aveva i capelli rossi. E adesso? Adesso ce la scuri. Jacqueline Hill. Brava. Mamma mia, Jacqueline Hill è la mia vita. Ma sai perché? Perché non solo è bella, perché comunque Nicki è molto bella, però Jacqueline è proprio la perfezione. E poi adoro il fatto, il marito. Non me lo dovrebbe presentare.
presentare, perché io veramente, no, il marito per me di Jacqueline è tipo il goal di una vita. Cioè lo vorrei io, capito? È troppo figo, che poi non è bello obiettivamente, però c'è qualcosa che mi attira. Poi fa il batterista, è pieno di tatuaggi, proprio... Cioè, capire. Top. E invece a tatuaggi come stai messa? Ho avuto un attimo di pausa. Perché mia madre non è che sia proprio contro questa. Però adesso faccio 18 anni, quindi posso fare quello che voglio. Ti fa... Non so cosa sia, te lo giuro, forse è il telefono di mio padre. E il che mi porta a pensare, perché è qua se lui non è qua? Mio padre pensa di essersi perso il telefono e adesso andiamo a casa! Ovviamente l'aria è già finito, io sto ancora... Quasi, ti aspetto per il rossetto. Ah, giusto. E che stavamo a dire? Mi ricordo. Ah, dei tatuaggi. Ah, dei tatuaggi, sì. Ti fai il septum, vero? Sì. Allora, in realtà su quello lo sta convincendo. Di farlo adesso, però vabbè, dico tanto manca 20 giorni. Sì, ma il septum è fantastico perché volendo ti metti l'anellino e rientra in dentro. Cioè non si vede, capito? Quindi no, infatti sì. Top. Però vabbè, lei non è tipo da queste cose particolari. Non mi piacciono. È molto statica. Vabbè, anche mia madre. Mio padre è rimasto su una poltrona tipo 3 giorni dopo mi sono fatta il tatuaggio. È rimasto su una poltrona così a dire cosa ho fatto di male nella vita e cosa ho fatto di male. Mio padre odia proprio i tatuaggi da morire. Proprio. No, io penso che quest'anno ne farò più o meno 6. Wow! Pensavo di più o meno un paio. Quelli che ho programmato, poi quelli non programmo. Vabbè, ma piccoli, cioè grandi, no, vabbè, ne voglio fare 3. Ma grandi, cioè grandi, questo è il mio grande. Dove? Dacci una preview, che pure fan. Vabbè, non te lo dico sempre perché è un'ossessione. No, mi manca proprio, cioè, non so come dirti, mi manca proprio stare lì a curarlo. Lo so, mamma mia, il mio piccolino è qua, io non sono uno. Mi piace vedermi una cosa nuova sul... Ma tu sai, se li fa sempre un numero dispari? No. Niente, sinceramente. Non ti ha portato sfiga per cui? No. Ok. No, sono abbastanza fortunata, generalmente, in questo periodo. Che cosa usiamo per le labbra? Io uso questa. Questa qua nuova di Mulac. Hot Stuff. Quella su cui ho fatto il first impressions l'altro giorno. Invece vado ad utilizzare una tinta di NYX, l'Intense Butter Gloss, nella colorazione crepe al cioccolato. Insomma, mamma mia, sa veramente di crepa al cioccolato. Sì, c'hanno questo odore di tipo pasticceria. Invece, mi farei truccare. Allora, italiana, bella Sindina. Che la Sindina è tipo... il mio idolo. Invece straniera penso Jacqueline, perché o Jeffree Star. Anche, mamma mia, la casa degli orrori, la non verrà mai più. Noi speriamo di avervi tenuto compagnia, spero che vi sia durata abbastanza la camomilla o il tè, perché noi, cioè, mi sono freddata. Sì, penso proprio di sì, perché noi abbiamo parlato proprio a gogo per, non so, penso mezz'ora praticamente. Sicuro. Sicuramente, quindi editarlo sarà l'incubo, ma tanto è un incubo mio perché tocca a me, quindi lei se la ride. E ovviamente io vi ricordo di andare a guardare la challenge che stiamo per girare adesso sul suo canale, di cui vi lascio il link qui sotto. E speriamo di, appunto, di avervi tenuto compagnia, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!